Grazie all'avvocato Tomarello, ora torniamo al punto precedente. Avvocato, ci dicevi che siamo indietro rispetto agli altri paesi, no? Come vi dicevo, a volte ritornano, siamo indietro, nel senso che già la Francia ha proceduto a riformare il sistema di attribuzione della cittadinanza già nel 1998, inserendo ad esempio, scusate per la presentazione, un'ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza per naturalizzazione al compimento della maggiore età e per coloro che siano nati in Francia e vi risiedano o vi abbiano anche risieduto in passato per 5 anni dal compimento del 12° anno di età. In questo caso la Francia ha stabilito anche in capo all'autorità un preciso obbligo informativo sulle procedure da attivare, che non è solo un obbligo informativo dell'autorità generalmente intesa, ma anche delle istituzioni scolastiche. E oltretutto vedremo come se in Francia, che in Germania, che in Spagna, il cittadino naturalizzato, così si definisce, deve ricevere una cerimonia. Nel senso, lo Stato deve garantire al cittadino naturalizzato una cerimonia cosiddetta di, passatemi il termine, di investitura. Viene accolto come nuovo cittadino a livello del nostro piccolo, diciamo, nella riforma del DDL Ius Soli, questa cerimonia è delegata alle istituzioni scolastiche, mentre diciamo che in Francia viene organizzata dalle istituzioni, ha una valenza differente, no? Vediamo poi che per esempio in Germania, come vi ho detto, per la naturalizzazione c'è sia una naturalizzazione discrezionale, quindi come abbiamo detto un'ipotesi di concessione per naturalizzazione su decisione discrezionale dell'autorità, sia un caso di naturalizzazione dovuta. In tutti i casi, soprattutto in Francia, è espressamente previsto l'effetto collettivo della naturalizzazione con riferimento ai figli minori che siano stati menzionati nella richiesta, quindi nella dichiarazione di colui che vuole accedere alla cittadinanza francese e siano menzionati nel decreto di riconoscimento. Quello che mi preme farvi vedere è il caso della Germania, perché ci sono anche le ipotesi di perdita della cittadinanza, okay? Per revoca o annullamento. La Germania è particolare perché vige il criterio, il principio della filiazione, quindi della discendenza, ma deve essere valida ai sensi della legge tedesca, cioè deve trattare di figli di cittadini tedeschi sposati. Se non sono sposati, ci deve essere un riconoscimento da parte del genitore, ok? Cosa succede nel caso in cui intervenga successivamente alla riconosciuta cittadinanza tedesca al figlio di cittadino tedesco non sposato? Cosa succede se manca uno dei requisiti o interviene? Viene accettata la contestazione della paternità. Secondo voi cosa succede? Dovrebbe operare la revoca, l'annullamento del provvedimento. In questo caso però l'autorità è espressamente tenuta a bilanciare l'interesse pubblico alla revoca della concessione della cittadinanza rispetto all'interesse del minore a mantenere la cittadinanza tedesca, ma soprattutto se questo interviene dopo il quinto anno di età, dopo il compimento del quinto anno di età del minore, l'autorità non può revocare o annullare il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza. Questo perché? Perché è espressamente ritenuto ormai sviluppata la consapevolezza della propria cittadinanza del minore. Questi sono concetti che fino ad oggi per noi sono stati sconosciuti, ma che secondo me devono imporsi all'attenzione di tutti. È per questo che si fa riferimento ad oggi nella nostra legge di riforma allo Ius Culturae, che non è un'entità
società astratta sono ragazzi, sono minori che frequentano la scuola italiana, che imparano la lingua italiana, che studiano la storia italiana, che acquisiscono i valori italiani e sono i primi che possono garantire l'integrazione delle loro famiglie d'origine, i primi. Per questo siamo indietro. Il Regno Unito invece l'ho portato come esperienza perché? Perché nel momento in cui ogni volta penso che sia generalizzabile come situazione, il Regno Unito ogni volta che è inteso procedere alla riforma di un determinato settore dell'ordinamento, in questo caso la normativa ad esempio della cittadinanza, ha sempre promosso dei documenti di consultazione e di inchiesta, cioè si è interessata come se fosse un'analisi di fattibilità a livello sociale. Ora, le nostre istituzioni, sia quelle che hanno proposto il disegno di legge, sia quelle che l'hanno avversata in tutti i modi, si sono prese la briga di spiegare a tutti noi che cosa ci dice il disegno di legge sullo Ius Soli. Chi di noi fino ad oggi può dire di essere stato in grado di prendere una posizione pienamente consapevole? Fino ad oggi, certo. Adesso spero. È questo l'importante, perché poi non è che noi siamo qui, purtroppo penso di poter dire che molti discorsi di quelli che sono stati fatti qui molte volte scontano il fatto di essere considerati politicamente corretti, buonisti o pietisti. Assolutamente no, sono frutto di un'esperienza diretta e di conoscenza mirata. Il concetto di cittadinanza non ha niente di politico ad oggi. Scusa se mi sono divagato. Oh, grazie. Lei ha toccato un punto fondamentale che adesso è importante per concludere la serata di oggi, perché ci ha appena parlato di generazioni e di futuro, come se, adesso mi permetto di farlo come provocatore, come se l'immaginario di avere generazioni future di stranieri sia automaticamente un bene. Allora, Pier Francesco, ma non è proprio lì, ogni volta che assistiamo a un attentato, no? I grandi esperti in televisione, non è ogni volta è lì che si va a ricercare, e tu queste cose le sai perché le hai anche scritte, che si va a ricercare la radice del problema da cui poi scaturisce il radicalismo islamico? In Italia si chiedono come mai ancora appunto il nostro paese non sia stato colpito dagli attentati che hanno riguardato in particolare Francia, Germania, Belgio e Gran Bretagna. E molti sostengono che il nostro apparato di sicurezza sia molto più adeguato rispetto a quelli di altri paesi, posso anche essere d'accordo, soprattutto in riferimento al Belgio ad esempio. Quindi a livello di intelligence, di servizi, noi siamo molto preparati, scrupolosi, tutto bene. E è pur vero che noi al momento ancora stiamo assistendo a una fase migratoria che è a livello temporale ancora indietro rispetto a quello che è successo in questi paesi, dove ci sono esperienze di non si possono neanche più parlare di esperienze migratorie, ma di generazioni, seconde, terze, quarte generazioni di persone che sono da definire francesi, belghe, britanniche. In Belgio, io sono stato a Molenbeek, che è questo comune, quartiere, barra quartiere che sta a Bruxelles, dove il 70% della popolazione soprattutto arriva soprattutto da paesi arabi, e dove
hanno trovato protezione gli autori dei principali attentati al Bataclan e via scorrendo. Questi sono, come le balie francesi, sono il cattivo esempio di come sia stata, non sia stata portata avanti una integrazione positiva. Noi in Italia stiamo correndo lo stesso rischio. In Italia, secondo me, siamo allo stesso livello, solo che ci arriveremo, non adesso, tra poco, ma ci arriveremo. E io prendo l'esempio della nostra città, c'è pure scritto un romanzo, che la storia si basava esattamente queste zone degli archi al piano della stazione, dove si sta creando una sorta di ghetto, dove le scuole e ogni ordine grado vedono la maggior parte dei bambini stranieri, i genitori dei figli italiani impauriti non si sa da cosa, non so, io vorrei parlarci con questi genitori, prendono i loro bambini e li spostano in scuole d'élite oppure scuole, non so. Sta di fatto che ad esempio la scuola qui, Leonardo da Vinci, voi andate fuori alla scuola Leonardo da Vinci la mattina qui agli archi e vedrete che la maggior parte dei bambini e dei genitori sono stranieri. Comportandoci in questo modo, anche a livello di politiche abitative, quindi in questo caso io chiamo in causa le istituzioni locali, il comune, sono tutti privati, cioè qui abbiamo tanta gente che magari sono gli stessi che vanno in protesta, stranieri, che però magari sono quelli che affittano le case in nero agli stranieri, e quindi questo modo di fare integrazione è stato sbagliato in quelle esperienze là, quindi le balie parigine soprattutto e quelle degli altri paesi, e noi rischiamo di fare la stessa cosa, quindi è a livello scolastico che si devono gettare le balie, che è stato già detto, è stato ricordato, e come diceva giustamente lei, qui non è questione politica, è questione pratica. Sì, io poi porterò l'esempio di questa esperienza lontana, ma per far capire cosa succede lontana da noi. Ecco, a proposito, cioè, siccome noi siamo indietro nel tempo, abbiamo parlato prima di paesi, cioè riprendiamo la macchina nel tempo, riandiamo nel futuro, e in questo caso andiamo in Niger, dove tu sei stato, perché non è un paese preso a caso, tu l'hai definito il fegato dell'Africa, ci spieghi perché? Dal punto di vista migratorio sì, perché tutti i migranti che si muovono da un bacino di paesi, una ventina di paesi, soprattutto dell'Africa occidentale, li ho nominati prima, quindi dal Ghana, Benin, la Costa d'Avorio, Sierra Leone, ricordatevi che avete sentito la notizia di quel bambino trovato a Brennero, di 5 anni da Sierra Leone, che era solo infreddolito, che rischiava di morire e che è stato per fortuna salvato. E tutti questi paesi hanno transitato, sono transitate queste persone attraverso la rotta che porta appunto in Niger. In Niger era una sorta di punto di raggruppamento, di sosta, prima delle partenze. In Niger trovavano delle persone che li aiutavano. Io uso questo termine, aiutavano, perché le persone che si sono occupate del trasporto dei migranti dal Niger alla Libia non sono dei criminali, rispetto a quello che dicono alcuni, sono delle persone che hanno dato una mano a queste persone per arrivare attraverso le difficoltà del deserto del Niger, lo posso assicurare, è molto difficile muoversi in quelle terre. E quindi ecco il motivo per cui utilizzo questo termine, perché tutti passavano. Io dico che secondo me torneranno a passare attraverso il Niger. Il Niger è anche un paese in cui l'Italia ha preso degli accordi con il governo nigerino e che ad esempio tiene un carcere di questo tipo. Le foto che vedete, io poi le se posso mandare in gruppo, senza che il giro le mando avanti presentazione, dopodiché va avanti da solo, no? Sì, a posto. Questo è un carcere minorile di Niamey, che è la capitale del Niger, che fa parte della, è una costola all'interno del carcere per adulti di quel paese. Qui nel momento in cui l'ho visitato io, parliamo di fine settembre,
erano ospitati 75 persone, 75 ragazzini dagli 11 ai 17 anni. E questi ragazzini si trovano in quel carcere per varie motivazioni, dal semplice furto di un cellulare all'omicidio. Ci sono anche ragazzini che hanno commesso omicidio e ci sono almeno un paio di soggetti che sono stati affiliati a Boko Haram. Boko Haram è in pratica un gruppo terroristico vicino, affiliato a Daesh, che è operativo nell'Africa centrale. È un movimento nato in Nigeria, nel nord della Nigeria, nello stato di Borno soprattutto, ma che si muove attraverso appunto 4-5 stati di quell'area, dal Camerun al Chad, al Niger soprattutto e alla Nigeria. È un movimento che, a differenza di altri di Daesh, che in questo momento è in forte arretramento, in quelle zone, così come Al-Shabaab in Somalia, sta continuando. È di ieri sera l'ultima notizia di un attentato kamikaze che ha provocato una trentina di morti, sempre nel nord della Nigeria. Quindi all'interno di questo carcere c'erano un paio di questi ragazzini che avevano dai 14 ai 16 anni, che erano affiliati a questo gruppo. Cioè persone che erano state prese per strada, perché, tornando al discorso di prima, un conto è sentire quello che ci dicono i nostri politici sulla situazione di questi paesi, un conto è starci in questi paesi, queste stanze dove vivono, dove alloggiano queste persone, perché il grosso di queste persone non ha famiglia, sono ragazzini che vivono in strada, vivono di spedienti, che quindi sono facilmente preda di persone che, con la promessa anche di un posto dove dormire, un pasto, sono pronti a fare qualsiasi cosa. Questi bambini sono bambini come ragazzini, dico bambini perché c'erano anche ragazzini di 12 anni, che invece di stare lì dentro avrebbero, secondo me, potrebbero avere delle chance migliori. È vero che anche noi abbiamo minori che delinquono, ma le condizioni in cui vengono tenuti questi, questo è un carcere, non è? Io sono entrato come facendo finta di essere uno che non ero, se no non mi avrebbero mai fatto entrare. Ho millantato di essere, sì, una cosa. E questo perimetro che vedete è la loro ora d'aria. Ora d'aria che va dalle 7 di mattina alle 9 di sera. Dalle 9 alle 7 di mattina stanno dentro quelle stanze, sono tre celle, stanze maleodoranti. Non vengono mai pulite, non c'è un bene di igiene assoluto, non so, una saponetta, detersivo, niente. Non vengono forniti vestiti a questi ragazzini. Quello che avete visto, quel pentolone di riso, è il pasto buono. Buono intendo che viene servito loro una volta a settimana, quando, cioè il sabato, ci sono dei volontari della comunità di Sant'Egidio, e io per questo mi sono spacciato uno di loro. Entrano in questo carcere e portano dei beni di supporto e anche del... perché per il resto, durante la settimana, il carcere a questi ragazzini fornisce lo stesso pasto, lo stesso tipo di alimento tutti i giorni. Io l'ho visto, è qualcosa che neanche nelle condizioni di fame peggiore uno si metterebbe a... Quindi questi bambini, questi ragazzini passano 3, 6 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni a seconda di quello che erano. Alcuni che presto avrebbero compiuto 18 anni e che quindi sarebbero passati nella sezione vicina, cioè nel carcere per adulti. Io con questi ho fatto delle interviste. Questo ragazzo che vedete che guarda, che parla con me, era l'unico che parlava francese, che quindi faceva da traduttore. E questi mi raccontavano, quello con la maglia gialla è uno di quelli che è stato messo in carcere perché l'hanno fermato vicino al confine con la Nigeria, perché ritengono, credo in maniera fondata, che fosse un diciamo facesse parte della manovalanza,
questi ragazzini, ovviamente qualcuno viene anche stradato al combattimento e non solo. Questo comunque in ogni caso era stato affiliato a Boko Haram. La Nigeria, il Niger, scusate, vive queste condizioni e nonostante potrebbe essere un paese che, riprendendo quello che la domanda che mi faceva il signore prima, il Niger è un paese che potrebbe essere, ritengo, forse autosufficiente, considerando le ricchezze che ha, soprattutto in una parte del territorio, quella parte più orientale, e che invece non riesce a sviluppare. Parlo sia di risorse materiali, quindi poi parlerò dell'uranio, ma era un paese che contava anche un buon bacino turistico, era un paese che aveva soprattutto nella parte orientale, nella città di Agadez, qualcuno forse ha sentito, è una città meravigliosa, è una città patrimonio dell'UNESCO, è una città costruita con l'argilla e ha questo minareto incredibile fatto con l'argilla e costruito che è assolutamente eccezionale. In più vicino ci sono altre località come i famosi monti del Teneré. Il deserto del Teneré e i monti dell'Aire, che erano meta di safari, di visite turistiche, che attiravano tantissimi turisti. In quelle strade correva la Parigi-Dakar, ad esempio, cosa che non succede più, il turismo non c'è più. Ma soprattutto nel deserto nigerino c'è questa città che si chiama Arlit. Arlit è una città di credo 50.000 persone, che si trova a 200 km più o meno a nord di Agadez. E questa città è anche la sede di una delle più grandi aziende francesi, una multinazionale che si chiama Areva, che in passato aveva altri nomi, oggi si chiama così, che è praticamente la multinazionale che si occupa di uranio, nel senso che il Niger è il paese dove al primo posto per quanto riguarda la presenza di uranio nel sottosuolo. Voi sapete che la Francia è un paese che si basa quasi esclusivamente sul nucleare, a differenza nostra, quindi da qualche parte la Francia questo nucleare se lo deve andare in cerca, quindi deve andare in cerca uranio, per alimentare poi lo stile di vita di cui si parlava prima, cioè noi italiani abbiamo le nostre compagnie petrolifere che stanno tranquillamente in Niger e in Nigeria, in Angola e via discorrendo. La Francia ha questa Areva, tra le altre cose, questa multinazionale che prende l'uranio dal Niger, lo porta in Francia, lo utilizza per alimentare la vita di tutti i giorni dei francesi, poi rimanda giù eventualmente le scorie per... In Niger non resta nulla. Ad Arlit, così come a Agadez, durante la giornata, testimone, in diverse abitazioni e diverse volte al giorno non c'è luce, non c'è energia elettrica, la luce va via, cioè, quindi il paese che produce la luce della Francia non ha abbastanza energia elettrica per alimentare la sua vita. Per andare da Niamey a questa città che adesso è un tratto molto lungo, la seconda parte del percorso non c'è una strada, non esiste una strada. La strada che era stata costruita 50 anni fa, 60 anni fa, quando la Francia, che era ovviamente la potenza colonizzatrice del Niger, così come di altri almeno 20 paesi, aveva costruito, dopo aver scoperto l'uranio, questa strada che poi ha completamente abbandonato. Quindi oggi per andare, io ho preso l'autobus da Niamey a Agadez e ho impiegato per arrivare a questa città 23 ore di autobus, un giorno di autobus. Io da occidentale ovviamente è stata una cosa che mi ha pesato, quindi le persone tutti i giorni lo fanno. Per spostarsi da Agadez a Niamey non c'è strada, non
ci sono collegamenti. È un paese che potrebbe avere uno standard di vita buono, e invece è un paese che è in fondo a tutte le classifiche per quanto riguarda la questione della povertà e delle necessità. Quindi, per tornare anche alle domande di prima, noi possiamo anche non accogliere queste persone, poi però dovremmo cercare anche di metterci d'accordo su cosa possiamo fare per farli star meglio e per far sì che queste persone, perché queste persone non credete che vogliono venire a tutti i costi in Italia, in Francia, perché soprattutto solo perché vedono queste cose, queste idee, hanno questa idea meravigliosa dei nostri sbagliati, tra l'altro, delle nostre terre, ma perché laggiù non riescono più a vivere. È questo. Io no. Grazie Francesco. Andiamo verso la conclusione. Quindi io ringrazio il relatore, ringrazio l'avvocato Elena Pastore, l'avvocato Eugenio Tummarello, Patrizia Carletti che nel frattempo ci ha lasciato, e in ultimo, non me ne vogliono gli altri, un ringraziamento particolare all'amico e collega Pier Francesco Cursi, perché un momento particolare in cui di fronte a giornalisti che vengono presi alla testata c'è qualcuno che dice sì, però pure voi giornalisti non è tanto ve la cercate. No, io non so cosa cerchino certi giornalisti che si vanno a cercare le capocciate. Sicuramente dobbiamo ringraziare colleghi come Pier Francesco Cursi, perché loro sì vanno a cercare le informazioni in tutto il mondo, a rimessa poi dall'altro personale, per informare noi e questo paese. Quindi io, scusate, ma lo ringrazio veramente da profondo di cuore. Che Francesco è uno di quelli che il lavoro lo fa e lo fa bene. Grazie. Grazie a tutti.